quando farò sorgere dei monti nella terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e tutti, che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato di là, i nostri occhi vedranno il tuo volto, dove al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e Cristo, oh te Dio Padre, quando quegli scout in quel campo estivo in Svizzera, da adolescenti, io non li ero incorati perché a te mancava la tua famiglia, mentre tutti noi altri andavamo in settimo cielo per quell'avventura. Poi siamo cresciuti e troppo presto la vita ha preteso da te di diventare uomo, mettendoti di fronte prove durissime da superare. Ma non ti sei mai aperto d'animo,
ti sei caricato la famiglia sulle spalle. Trovando il coraggio di andare avanti e dando l'esempio a tutti noi. Ed io non te l'ho mai detto, ma ho sempre avuto una grande ammirazione per questa tua carica. A molti potrà sembrare strano, ma in questi giorni di atroce dolore siamo riusciti a cogliere qualcosa di positivo dalla tua grave perdita, che possa solo parzialmente venire il dolore di questo momento. Forse tu già lo sai, caro Alex, forse tu hai già capito tutto, ma ci tengo a far sapere a tutti della grande umanità e solidarietà che c'è e che c'è stata da parte di tutti i soccorritori e delle altre famiglie coinvolte in questa tragedia. Adesso tutto sembra così surreale, ma non importa più dopo che ci è sempre assicurato. Proveremo a farci forza e a compattarci ancora di più, ad andare avanti per onorare la tua memoria in tutti i modi e per farti giustizia, perché è inaccettabile andarsene in questo modo mentre si svolge il proprio dovere di lavoratore. Ciao caro Alex, che la terra.